Davide! Quando tu vieni qui? Le balene nell'acqua! Thank you.
Ecco il ristorante lassù. Siamo stasera Daisen, mia cara Fo. Salute! Salute! Brava Paola! E siamo qui alla torre di Niagara Falls. Bellissimo! Shopping, Toronto, Canada.
stigma. Ecco gli sposini. Da fuori in campagna e nel bellissimo tempo siamo qui oggi. Ci divertiamo noi. Hanno passato lo stesso momento che faceva la fotografia. Ora voi vi mettete là, che c'è quella statua da là. Qui siamo alla torre di Toronto. Ora si va a mangiare là sopra. Thank you.
spazio dove si gioca il baseball, tutto rinchiuso. Fa caldo qui. Si passano tutti i treni qui, eh? Massimiliano, vai con lei. CNN, Canada. Centoquindici piani in aria. Autostrade, i treni, il lago. Noi siamo al di là del lago. Tanto che sei alto, sei in mezzo alle nuvole. Siamo troppo alti. Ti gira la testa? Qui si no. Mangia e si gira. Si mangia e si gira. Mangia e si gira. Bravo. Mama!
even if I go there, I see things there, so then you also say, oh, people have to stay home. I don't like it. Siamo qui alle Mille Isole, alla confine del Canada, con Massimiliano e Paola. Siamo ora a fare una piccola colazione alla isola, una delle isole, delle Mille Isole. Ma guarda quanti amici tiene Massimiliano, eh? Quanti amici tiene, eh? In fondo c'è il castello, Old Castle. Oh my God! This is also a luncheon cruise, and we would ask that if anyone has a luncheon cruise ticket and is not down on the lower deck, you should be down there at this time. We serve lunch right away. Okay, at this time, we're going to turn the mic over to the tour guide.
sinking the British mail steamer, the Sir Robert Peel, in the ill-fated Patriots War of 1838. Yeah. Now the island approaching on your right-hand side is Wheeler Island or Wawanette. Never fully accepted it, and actually he never even set foot upon the island itself. Now the island has passed here.
by the Bold family during the summer months when the castle was being completed. The upper level or bedroom stayed the year. The upper level were bedroom suites. The lower level there was a grand social area and ballroom. And at one time in the middle there was an elevator to bring the guests to their rooms. And still today in the basement there is an in-ground swimming pool. Now if you look between the two points on top of the castle, you'll see what looks like a deer. This is a hart, the European version of our white-tailed deer. Now the long structure coming off the right of the castle was to be the electric trolley car system. Thought to be very elegant at the time, the guest luggage would come to this end of the island to be brought up by way of an electric trolley car system to place the guests' respective rooms before the guests ever arrived. The structure upon Har Island is a pump house, powerhouse, or bell tower. And at one time there were two coal-fired generators in here to bring electricity and water to the main castle. The original was destroyed during a fireworks display celebrating the opening of the Thousand Island Bridge system. When a wayward fireworks misfired hit the pump house, completely gutting the inside. Lost during this fire were a set of chimes similar to the Westminster chimes. A fireman in all the smoke and confusion rushed to the highest gate and thought he had thrown them on the land. The next day, when someone went to retrieve them, they were nowhere to be found. And they are in full working condition, but the one on the side does not keep accurate time. Now, construction of the castle started in 1900, and ended in roughly 1800. They are not going to complete the castle either. They are only going to restore it to the state in which George left it. And at the end of your tour, we will be returning to Har Island, and that is when I will tell you all you need to know about visiting the castle. Now, on your right-hand side, this is one of the big vessels that goes through here. This is voice for us to give your ears a rest. At this time, my name is Jessica. Do you have any questions? Thank you.
l'altra torre. La torre delle mille isole. Carmi, non mi muovete per lei, se me vi potete muovere. Attention please, visitors to Hart Island and Boat Castle that would like to make a trip across the water to see the boat yacht house or the antique boats that were once owned by George Boat or other antique boats that were built here in the Thousand Island region back at the turn of the century. Antique outboard motors, captain's quarters, and the unique architecture of the boathouse itself, which has been 95% restored. Vicino al mare, là, vicino alla laguna.
che Natale. E noi scendi. This is Silver Beach, a Wellwood, New Jersey. Thank you.
Bella fresca. Siamo qui alla spiaggia di Wildwood e oggi ci mangiamo una bella pasta con aglia ed olio. Buon appetito. Grazie. Ciao Yolanda, ciao Massimiliano, Paola. Ciao. Ciao, sono Vittorio, qui, ci dici Davide. Ciao. Ora è il tuo turno di venire in America. Cercate una moglie, Davide. Ma pure senza moglie. No, senza moglie non lo voglio qui. bravo, qui siamo fuori. Vento la spiaggia.
Fammela anche a me, vieni. Guarda mia moglie. I your auto to the mom. They won't die. No. If you use the Toscano, they use a lot of the Vediamo che fa bere la briscola. Se fanno la partita. A saluto dei sposi. Bravo. A sposina. Che stai a fare? E qua abbiamo assaggiato il vino della Germania. Qual è? Ho già sentito il vino della Germania. No, non è questo. Questo qua. Ma guarda quanto mangiare. Prima pasta. Sì, si dice. E poi si pigliano la carta. Ma c'è come stiamo? Guarda come fanno qui a Massimiliano. Dirigi. Oggi è festa per voi, Massi. Ci hanno fatto una festa che è qualche cosa. Troppo ci hanno fatto. Festa per ricordo. Festa. Vi hanno lasciato soli, ma ora vengono tutti qui. Vi hanno lasciato soli qui, eh? Siamo soli. Sta lavorando. Oggi sono tanto contento che state dando un bel augurio, essere qui e dare un augurio a mia nipote Massimiliano e Paola. Una bella battemanga per voi.
che avete fatto. Sono contento veramente che queste ragazze sono venute qui a trovarci e darci piacere. E veramente siamo contenti. E speriamo e vi auguro una buona fortuna, una tanta felicità, una vita lunga, lunga insieme. Di matrimonio. Auguri. Auguri. A salute. Alla salute. Buon appetito. Allora ci vuole così, ragazzi. Next to Massimiliano. All right, go. All right.
Addio. Thank you, Dan. Bye. Ok, well, guarda quante belle cosine che ci sono qui. C'è troppa roba. Ma chi la mangia tu? Noi. Noi chi? Tutti. Mangia, dice, guarda. C'è da mangiare per un mese. E te lo porta la valigia, porta là. All'Italia, via. Porta all'Italia. He doesn't know, but... Grabbing his own hair. Oh, one day it was hilarious. She said that he was grabbing his hair, pulling it and crying. Tina, col bimbo, il nipotino. Yeah, ci piace. These look good. I know what I'm having. Enchiladas. No, they do look good. Something. Cake. Cheesecake? This is what you like. Paola. No, io la torta no, grazie. Alaya. No. C'è la torta. Ah? Sì, è carta cake. Oh. Ma va, io stavo cercando, voi stavo cercando. Perché? Ma questi sposi pure vogliamo qui, no?
Cosa differente, eh, Massimo? Qui è tutto differente. Dai,
E ora siamo qui alla casa di Rosalia e David a Bowlesville, New York. Questo è il camion di Rosa e David. Questa è quella della suocera. Questa è la macchina di Rosa, un Cadillac. E questa è la mia giardiniera. I fiori, il giardino, Elena e Brian. Questa è Davide, la mamma di David. Hey Brian. We'll take it off. Hello. Hello. Bravo. What is it, avocado? Yeah, avocado. Yep. Me and Mom picked it. Come on, Michael. Yeah, I know. Yeah. Oh. Si mangia. Si mangia, buon appetito. Tanto per cambiare. Oh, you want to try one of these avocados? Hello. Whoa. All right, Brian. Whoa. No. Guarda. Noi siamo in vacanza. Si rilassa, si sta troppo bene. Peccato che ora sono finite. I giorni di ferie. Da poco. E si ritorna a casa. Si ritorna alla realtà della vita, del lavoro. Ora che ci sembrava sta bene, tocca tornare a casa. Così è la vita. Però sempre si può ritornare sempre al divertimento. C'è sempre. Guarda, questa è la vita. Questa è la vita, dici. Magari durasse 100 anni così. Ci si fa un pisolino. Ecco. Magari, magari un pisolone, invece di un pisolino. Bravo. Vai, riprendimi un po', Brian. Very, very good. Bozzo di sciacquino.
Non ce la fai ad essere da lì. Oh, ora sì. Ora sì. Ora sì che si sta bene. Bravo. Seven. Wow. Tutto il regalo da Brian. Oggi 8 anni. Okay, first of all, his grandma sent him a check in the card, right, Brian? You got that in the mail this week. Ma. Happy birthday to Brian. Happy birthday to you. All right, Brian. All right, Brian. I had it on all the time. Look at mine. Okay, Brian. I'm exercising 2 months.